Esatto, è sfida calcistica fra quarantenni. C'è sempre, in ogni agglomerato umano, l'organizzatore di sfide calcistiche. Mentre godono fama di organizzatori, questi elementi sono in realtà solo dei criminali pericolosi e la loro monomania porta periodicamente dei padri di famiglia sull'orlo della tomba. Nella società in cui Fantozzi presta tragicamente servizio da sempre, l'organizzatore è Fracchia, ovviamente dell'ufficio Sinistri. Non mi dovete far coro però, perché è pesante, se mi pare il coro. Pesantissimo. Dell'ufficio. Erano due mesi che il cervello malato di Fracchia stava perfezionando una sciagurata idea, una sfida calcistica. Aveva cominciato con l'interpellare, o meglio violentare, i colleghi più timidi per metterli in squadra. Aveva impiegato lunghe ore di ufficio per varare le due formazioni, aveva prenotato il campo, insomma, aveva con la sua mente organizzativa allestito un quasi genocidio preterintenzionale.